Il Polo del Novecento è un nuovo centro culturale con come finalità la diffusione dei valori della cittadinanza e della democrazia, aperto soprattutto e rivolto ai giovani, ai nuovi cittadini. L'obiettivo che noi abbiamo è proprio questo, tentare di riuscire a comunicare il valore e l'importanza del passato, che non è solo un reperto museale, il passato è parte integrante della memoria, in fondo, e come tale è costitutivo della nostra identità. Al momento a Palazzo San Celso ci sono già degli istituti che operano, sono l'Istituto Storico della Resistenza, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, il Centro Studi Primo Levi, il Museo Diffuso, e a breve si trasferiranno a Palazzo San Daniele altri istituti. Un punto di forza del Polo del Novecento sarà una grande biblioteca e un grande archivio diffusi sui due palazzi, quindi San Celso e San Daniele insieme, che offriranno alla cittadinanza un nuovo spazio per la lettura, per lo studio, per la ricerca a pubblici diversi. Gli istituti culturali da sempre sono stati, si sono rivolti agli studiosi, ai ricercatori. La sfida del Polo del Novecento è quella di aprirsi maggiormente ad altri pubblici. L'obiettivo che piacerebbe poter cogliere da parte degli istituti del Polo del Novecento dovrebbe essere un qualcosa del genere. Essere rigorosi nella documentazione, ma offrendola con una vivacità, con una freschezza anche, che credo sia il solo modo giusto per oggi per trasmettere memoria storica. Il Polo del Novecento è un luogo anche aperto ai bambini, ci sarà una ludoteca, è un luogo aperto anche all'intrattenimento culturale attraverso attività performative, uno spazio, una specie di arena di teatro, di arena dove potranno svolgersi attività teatrali, quindi un'offerta culturale su vari livelli, quindi livelli più generalisti, ma anche non dimenticandoci il pubblico che da sempre frequenta i nostri istituti, quindi il pubblico dell'università, della ricerca, degli intellettuali che hanno visitato e che hanno popolato i nostri istituti da quando sono stati fondati ad oggi. Il Polo del Novecento vuole essere uno spazio aperto alla riflessione, all'approfondimento, non solo dei temi del Novecento, ma riflessione e approfondimento sui temi della contemporaneità.